Buongiorno al ritmo di Muay Thai, anche oggi rompiamo nella lezione di Rolando Bernal nella palestra delle Dune Fitness di Silvi Marina. Buongiorno, buongiorno anche a Giuseppe e a Leonardo. Allora, ieri la guardia, oggi continuiamo a conoscere questa disciplina con i calci. Anche la scorsa settimana ci avevi dato un'idea di cosa siano i calci. Io ti chiedo quanti sono i calci che si possono dare nel Muay Thai. Allora, nel Muay Thai abbiamo quattro tipi di calci. Ok, abbiamo il primo, Giuseppe, per favore. Okay. Prego. Abbiamo il low kick, abbiamo il middle kick, abbiamo il high kick e abbiamo il tip, che può essere destro o sinistro. Up, up. Poi le varianti di ogni calcio, che possono essere con finta, finto ginocchio calcio, ok, o finta calcio tip. Um. Ci sono varianti che via via possiamo spiegarli un po' più approfonditamente, ma adesso bisogna capire come si esecuta un calcio ben fatto, perché se il calcio non lo faccio bene riesco anche a farmi male. Ok, quindi iniziamo con la tecnica. La prima cosa per fare il calcio ovviamente è avere un'ottima guardia. Due, faccio un'apertura laterale per proiettare e far uscire il bacino e poi colpire con la tibia. In questo caso facciamo solo i low kick, ma prima ancora misuriamo la distanza per sapere se sono effettivo, se il mio calcio arriva al bersaglio. Quindi facciamo un bel jab. Oh, giriamo, giriamo. Ok, e qua possiamo vedere come si apre il calcio. Oh, low kick. Questo si chiama low kick. Vai, uno, oh, facciamo col jab diritto, ehi, 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 ancora, ehi, 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 passiamo con Leonardo, bene Leonardo, grazie Giuseppe, andiamo, jab, apertura, low kick, oh, bravo, jab, apertura, low kick, jab, apertura, apertura, low kick, jab, diritto, low kick, jab, diritto, ok, ancora, di nuovo Leonardo. Boom, boom, boom. Vai, ancora. Boom, boom, boom. Benissimo. Ritmo, ritmo. Giuseppe, please. Dai, Leonardo, pure tu, Leonardo, vieni qua. Facciamo jab diritto, middle kick, tip sinistro. Jab diritto, middle kick, tip sinistro. Jab diritto, middle kick. Ehi, sinistro, di nuovo, vai, ehi, 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 più in alto, oh, oh, ehi, ecco, vai Leonardo, forza, due, ecco, bravissimo, di nuovo, bam, bam, up, oh, senza tanti passi Leonardo, vai, ok. Grazie Giuseppe, grazie Leonardo, grazie Rolando. Io ho pensato ad un saluto all'altezza della situazione. Ci vediamo domani dalla palestra Le Dune Fitness. Sinistro, destro, tibia, eccoci! E noi adesso andiamo in pasticceria con la dottoressa Marina Manieri. Ciao, Dica, bravissima. Ed eccoci qui al caffè Atene Le Dune insieme alla dottoressa Marina Manieri, insieme alla titolare di questo caffè e pasticceria, Katia Giancola. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi vediamo delle golosissime miniature. Katia, cosa si intende per pasticceria moderna?
Più che altro si intendono delle tecniche diverse dalla solita pasticceria classica che abbiamo sempre fatto. E hanno delle basi che possono essere dei biscuit, dei frangipane, delle frolle alla mandorla, quindi delle brisè, no? E hanno tante lavorazioni nel suo insieme, sono strati, infatti come vedi ad esempio questa qua è stratificazione. E ci sono dentro degli inserti, gli inserti possono essere delle gelée, delle croccanti. E come lavorazioni si usano le pata bomb, le shibust, le namelache, che ti devo dire, tipo le daguas, le ganache, oppure anche semplice glassi a specchio. Sono lavorazioni, diciamo, un po' più lunghette da quelle tradizionali, sia per il fatto che comunque le tradizionali ormai siamo abituati a farle anche più spesso, no? Rispetto a queste moderne. Ma la pasticceria moderna sta soppiantando quella classica? No, diciamo che se la giocano entrambe bene. Infatti vengono richieste entrambe. E, diciamo che la clientela preferisce prendere entrambe in quanto ha un assortimento più variegato. Ci sono comunque delle influenze dall'estero, la pasticceria moderna in parte importata, no, da tradizioni di altri paesi? Anche se non è neanche tanto corretto, perché erano anche metodologie che già usavamo anche noi già da tantissimo tempo. E le abbiamo riprese e rivalutate queste tecniche, tipo le bavaresi, le saker, capito? Brava, sì. Le abbiamo messe magari strutturate in modo diverso. E poi la cosa che piace tanto alla clientela sono questi mignon, il fatto di concedersi un pasticcino che non è la classica torta, la fetta di torta, quindi magari uno se ne concede uno o due proprio perché è proprio mignon, è proprio molto piccolo, però assaggia diverse tipologie di gusti. Io ho timore a fare una domanda alla dottoressa Marina Manieri, perché è una dietista, chiedere di queste le cornie, che avranno il loro contenuto calorico, insomma, mi metti un po' in difficoltà, però è una domanda che devo fare. Quante possiamo permettercene di queste deliziose mini paste di pasticceria moderna? Allora Mila, sì, è vero che queste paste sono molto piccoline, quindi anche a livello di peso non vanno tanto a diciamo determinare una porzione, come giustamente ci diceva anche Katia. Una fetta di torta a volte pesa anche 250 grammi, quindi insomma è quasi un pasto, ecco, se la vogliamo identificare dal punto di vista energetico. Mi sembra doveroso fare una, cioè, quando, come ci ha anche suggerito Katia, fare una piccola degustazione di questi mignon, qualora ci imbattessimo in loro, magari un paio, anche tre, soprattutto se poi magari si va a fare una passeggiata, comunque si passa un pomeriggio attivo. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Marina Manieri, ringraziamo Katia Giancola che ci ha ospitati a Caffè a Te nelle Dune. Grazie. E vi diamo appuntamento a domani, sempre da qui. Arrivederci, buona giornata, ciao, ciao. Un buongiorno fitness.